quello che si vede poi anche sullo schermo è che abbiamo veramente tutti dato tutto per arrivare ad avere il massimo e prendere questa storia e trasformarla in qualcosa di bello, di reale, di emozionante. Quindi da loro che hanno lavorato con me a stretto contatto, abbiamo fatto un lavoro bellissimo con l'acting coach, direttore di fotografia, musicista e montatore, sono tutti esordi e anche se è un film a basso budget, quello che secondo me siamo riusciti a fare è quello proprio di mettere tutta la nostra creatività, tutto il nostro entusiasmo come se fosse la cosa più importante della nostra vita. Questo diciamo quello che è stato fuori dallo schermo. E io sono molto contenta. Abbiamo lavorato tantissimo sui personaggi, sullo sviluppo della relazione dei personaggi, con dei tutor di sceneggiatura, degli script editor internazionali e degli advisor di produzione. Quindi erano sempre disponibili a rispondere ai nostri dubbi e accompagnarci in questa maratona, però corsa con la velocità dei 100 metri, perché comunque dal momento in cui ti dicono che hai ottenuto il sostegno di Biennale a quando abbiamo dovuto consegnare il DCP per la proiezione a Venezia sono passati 9 mesi. Per il personaggio di Maya ho la grande fortuna di non essere tanto più grande di lei. Abbiamo circa 4 anni di differenza, lei ne aveva circa 16 e io ne ho 20. Di conseguenza tutto quello che Maya ha vissuto e sta vivendo durante il film sono cose che io ho vissuto qualche anno prima e che mi ricordo molto bene, no? Sono naturalmente esperienze diverse, momenti diversi, con delle persone diverse, però è un background molto simile. Anche nel mio caso, avendo comunque 23 anni, quindi bene o male ho dovuto fare un po' più di passo indietro, però anch'io sono tornata alla mia adolescenza, che è stata fondante per poi recuperare tutti i caratteri di Vanessa nel mio personaggio. E più che conoscerli bene come esperienze e sono soprattutto riconosciuta nel mio passato e probabilmente in esperienze della mia vita che non avevo nemmeno troppo analizzato, e quindi studiare il personaggio e andarci a fondo mi ha permesso anche di capire delle parti di me stessa che non avevo neanche calcolato.